Buonasera da TGTG. 25 anni fa prendeva vita un sogno editoriale, un'avventura che lunedì compirà un quarto di secolo. Si chiama Vita, il periodico che ha dato veramente voce in tutto questo tempo ad una realtà straordinaria, viva, vera colonna del nostro paese come il terzo settore. E ne parleremo questa sera con il suo fondatore, che è collegato dai nostri studi di Milano, a cui do il benvenuto e faccio ovviamente gli auguri. Riccardo Bonacina, benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. E soprattutto sarai un interlocutore privilegiato per guardare a due storie, fra le altre, di aiuto. Per la prima volta i Vigili del Fuoco sono loro a chiedere aiuto, una protesta che è avvenuta a Montecitorio, e dall'altra invece l'aiuto a Venezia attraverso un moto di giovani che si è moltiplicato nel web, quello dei Venice Calls, gli angeli dell'acqua a Venezia. Ne parliamo subito dopo aver commentato i titoli di questa sera, andati in onda poco fa, quelli dei TG. Eccoli dopo la nostra sigla. In 60.000 alla messa celebrata nello Stadio Nazionale, e proprio da qui il pontefice lancia l'appello più forte. Penso, dice Bergoglio, alle donne e ai bambini violentati e sfruttati. Vanno protetti dalla piaga del turismo sessuale e degli abusi e dalla tratta di esseri umani. Ex Ilva, misure per Taranto in CDM, Conte, negoziato solo se Mittal mantiene impianti. Soddisfazione per i dati OCSE positivi su crescita. Per i 5 Stelle una giornata altissima tensione. Sulla piattaforma Rousseau gli iscritti hanno votato fino a due minuti fa sulla partecipazione o no del movimento alle elezioni regionali in Emilia, Romagna e Calabria. Crescono i malumori, tanto che lo stesso capo politico Luigi Di Maio ha dovuto ammettere: siamo in un momento di difficoltà. Lo avete visto e ascoltato fra i titoli dal viaggio di Papa Francesco, di cui tutta la nostra programmazione, come sapete, si sta occupando. Tra l'altro le dirette riprenderanno questa notte causa fuso orario alle 3.25, domani mattina invece alle 9.10 nel diario di Papa Francesco con Gennaro Ferrara. Al fondatore Riccardo Bonacina, io proporrei un'altra copertina, non di Vita questa volta, ma quella di Panorama, che a proposito di governo, insomma, in questo numero uscito ieri è abbastanza dura, perché parla di, la vedete, insomma, un governo con l'acqua alla gola. Chiedo se è veramente così e che cosa dovrebbe fare di più sul terzo settore. Allora, intanto sicuramente è un governo, lo dicono gli stessi protagonisti, in cerca di un'anima. Credo che coprirai sia di Zingaretti, però anche Conte e gli altri hanno detto, è proprio vero. Però è difficile darsi un'anima, non ci si dà neanche il coraggio, diceva Manzoni. Quindi l'anima o ce l'hai o è difficile darsela. Quindi sicuramente è un governo ancora in cerca d'autore. E, non so, per quanto riguarda il terzo settore, per esempio, ci sarebbe una riforma che oramai è data del 2016, è una riforma importante per il terzo settore, perché gli dà un codice unificante, gli dà delle misure fiscali uguali per tutti, dà degli strumenti per la trasparenza, che è importante per chi dona, avere delle organizzazioni sempre più trasparenti, e tutto questo è bloccato perché mancano ancora 20 decreti attuativi. Sono passati, diciamo, 2 anni, Conte 1 e Conte 2, e stiamo aspettando ancora che tutto questo abbia un termine, e le organizzazioni ne soffrono. Ecco, per non dare nulla per scontato, vogliamo brevemente offrire anche una definizione di terzo settore, cioè quello spazio che non è né nel mercato né nello Stato, ma che di fatto, come dicevamo poco fa, è veramente una colonna di solidarietà, di aiuto di tantissime attività nel nostro paese, e di cui Vita è stata ed è ancora grande e importante voce. Sì, la definizione più giusta è che quella che poi dà questa riforma, questo codice, che tra l'altro chiama definitivamente terzo settore, perché era una definizione sociologica e oggi è una definizione normativa. E ciò, come dicevi tu, che sta in mezzo
tra lo Stato e le sue declinazioni, regioni, comune, le province non ci sono più, ci sono le aree metropolitane, e il mercato, cioè tutto ciò che si muove per produrre profitto da distribuire agli azionisti. In mezzo ci sono le persone, le loro relazioni, la loro voglia di associarsi, la loro voglia di mettere in campo risposte a bisogni che incontrano ogni giorno. D'altra parte la nostra bellissima Costituzione dice all'articolo 2 che la personalità si svolge nell'associarsi, nel partecipare alle formazioni sociali. E chi è questo è il terzo settore. E chi è custode anche della Costituzione del nostro Paese è il Presidente della Repubblica. Nel messaggio, se pensiamo proprio di un anno fa, di fine anno, sì, aveva promosso il concetto di comunità. Oggi era a Catania per conferire la medaglia d'oro al valore civile ai Vigili del Fuoco a 80 anni dalla loro fondazione. Noi un paio di giorni fa con il nostro Custode Cantelmi siamo stati proprio a Montecitorio. Perché? Perché questa volta a chiedere aiuto erano proprio i Vigili del Fuoco. Sentiamo perché. Perché in piazza oggi? Per una volta i Vigili del Fuoco chiedono qualcosa? Sì, sì, una dignità. Rizzi Romero! I Vigili del Fuoco. Sì, pari dignità perché, come gli ultimi eventi hanno dimostrato, il nostro sangue è uguale agli altri corpi dello Stato e ai nostri colleghi stessi. Purtroppo i Vigili del Fuoco soffrono da 40 anni una sperequazione stipendiale rispetto a tutti gli altri corpi dello Stato. Chiamiamolo i Vigili del Fuoco, quindi le vostre richieste sono accettabili, sono giuste? Ne andiamo fieri ed orgogliosi degli italiani, anzi questo è il momento propizio per darci una mano a noi tutti. Allora, leggevo ora sul sito di Repubblica in apertura come sulla piattaforma Rousseau vince il no con oltre il 70%, il Movimento 5 Stelle correrà in Emilia e in Calabria, Di Maio andremo da soli, mandato forte. Riccardo Bonaccina, avete veramente raccontato il tanto del nostro paese, potremmo dire anche il meglio, definivo in apertura un osservatorio sicuramente privilegiato. Ecco, con il vostro binocolo nel mondo, come vedi la situazione in questo momento, in questa fase che il paese sta vivendo, pensando ai tanti fronti aperti anche emergenziali che ci sono e le tante misure attese da tante categorie di persone? Non è un panorama bellissimo, diciamo così, nel senso che se dovessimo aspettarci la soluzione è una prospettiva di futuro dalla politica partitica, perché poi politica è un termine anche più vasto e sì, è vero, diciamo, c'è l'azione di chi si occupa sì, della civica, però diciamo del Montecitorio che avete fatto vedere non ci sarebbe da stare allegri. Per fortuna il paese poi è pieno di il paese è pieno di risorse, pieno di gente che davvero si inventa delle cose straordinarie. E guarda, io Riccardo ti fermerei perché proprio sulle tue parole mi permetto, cambiando la scaletta, di far ascoltare a chi ci segue questa storia, quella raccolta dall'inviato Massimiliano Cocchi a Venezia, cioè nel momento proprio del bisogno, un'associazione chiamata Venice Calls, che si occupava fra le altre cose di difesa, cura, anche tutela dell'ambiente, come quello appunto veneziano, all'improvviso ha visto essere chiamata da un'emergenza e guardate che tipo di aiuto dai giovani tanto criticati oggi è arrivato proprio nelle ore più difficili di Venezia. Guardate. Subito ci siamo allarmati e già dalla mattina
dalla mattina dopo presto abbiamo subito pensato di dover agire e di dover cercare di chiamare più persone possibili a venire con noi, insomma, per le strade. Avete lanciato un appello in rete? Sì, abbiamo iniziato a usare tutti i social possibili per unire le persone e anche le altre associazioni e cercare di creare una rete che potesse lavorare in modo efficace. Al primo giorno, creando per esempio un gruppo Telegram, ci siamo trovati in più di 200 per arrivare alla sera stessa in cui eravamo già in 500, 600 e al giorno d'oggi siamo, insomma, ci arrivano migliaia di richieste, di disponibilità da parte di persone che vengono anche da fuori Venezia. Connettere il più possibile persone che assieme lavorino e riescano a dare con la collaborazione un aiuto concreto a Venezia, che in questo momento ne ha sicuramente bisogno. Quanti luoghi comuni vengono sfatati con queste parole sull'impegno dei giovani, sull'uso delle nuove tecnologie che qui invece si fa propositivo? Allora, mi leggo alla storia di vita, guardate quella che è stata la prima copertina 25 anni fa, oggi festeggiamo un po' in anticipo, l'abbiamo voluto proprio fare scientemente perché il compleanno sarà lunedì. Ecco, Riccardo Bonacina, quanto è importante raccontare storie come quella che abbiamo sentito? No, è importantissimo. Intanto lasciami dire, ho visto questa copertina che è un bel ricordo. Era e tu proprio la ricordi bella. Bene. L'aveva disegnata Gavino Sanna, che è un grande creativo italiano a cui dobbiamo molto, diciamo, che ci fece imparare proprio il gusto della grafica. No, la storia questa di Meniscol è significativa, l'abbiamo raccontata anche noi, sì. Perché racconta di una mobilitazione spontanea di ragazzi, di giovani, attraverso le nuove tecnologie, da Telegram, Instagram, hanno usato tantissimo. E in una giornata, come diceva uno dei protagonisti, da 200 sono diventate 1000 e hanno aiutato tantissimi negozianti, tantissime persone. Da questo punto di vista lasciami fare un appello, c'è una legge che ha istituito questo servizio civile universale, che vorrebbe dire che se un ragazzo chiede di impegnarsi per la comunità per un anno, non gli si può dire di no, bisognerebbe dirgli di sì. Le domande di servizio civile sono 120.000 più o meno in Italia ogni anno. E ora, diciamo, nel 2019 sono andati in servizio civile poco più di 40.000 giovani. Cioè a 80.000 giovani gli si dice di no. Io trovo che sia una cosa scandalosa per poche decine di milioni che vengono buttate via in mille modi, non farmelo dire. Però, diciamo, se un ragazzo dice io mi impegno, bisognerebbe correre incontro, abbracciarlo e metterlo al lavoro per la sua comunità. Mi sono ricordato che era l'apertura anche sul sito internet che ho aperto proprio su questo tema e ve lo faccio vedere, sì. Punto di vita. Guarda Riccardo, noi sicuramente in questa trasmissione che ogni giorno si apre all'invito e all'ascolto, inviteremo anche il ministro Spadafora, che è appunto la delega per il servizio civile, e veramente porremo questa domanda, quindi seguici sempre, seguiteci anche voi che siete con noi in questo momento. Assolutamente. Allora, assolutamente, avete certo. Ricevuto gli auguri anche del Presidente della Repubblica, Mattarella, fra l'altro un messaggio veramente che riconosce il valore e lo spessore di quanto avete fatto fino adesso. Un ricordo incancellabile di questi anni per un'avventura che non è finita ovviamente, ma che continua, qual è? Ma te ne cito, pochi giorni, poche settimane dopo da che siamo usciti in edicola, a novembre succede nel 94 la grande alluvione in Piemonte, Alessandria, Asti e dintorni, forse qualcuno se la ricorderà, che allora abbiamo deciso di chiudere la redazione, di prendere una roulotte, di andare in piazza ad Alessandria e dare una mano anche aiutando a matchare i bisogni della popolazione con i volontari che arrivavano da ogni parte d'Italia. L'altro ricordo invece recente risale a un anno, poco più di un anno fa, quando è passato il timone della direzione da me a un giovane direttore, insomma quarantenne, che è cresciuto con noi, si chiama Stefano Arduini,
e che ha, diciamo, rimotivato, anche rilanciato un po' tutta la redazione, che è una redazione di giovani. Io faccio il vegliardo e do una mano. Ma serve la guida, e come no. Allora, grazie davvero, ma prima di salutarci, una bella grazie notizia, una buona notizia la vogliamo dare anche noi. Cerchiamo di farlo in realtà, Riccardo Bonaccina, fondatore di Vita Ogni Sera. Eccola. Per una volta il nostro paese si classifica primo in una graduatoria positiva, quella dei ragazzi che partecipano a programmi di volontariato, lavoro e formazione nell'Unione Europea. Bella notizia raccontata dall'inchiesta. Grazie ancora a Riccardo Bonaccina e buon festeggiamento. Grazie per lunedì. Lunedì alla Triennale a Milano per i milanesi. Grande festa, benissimo, seguiremo anche da qui. Grazie per essere stato con noi. Invito chi ci segue invece a restare sintonizzato su TV 2000 dopo di noi, infatti, anche questa sera. Un bel film che vi proponiamo, un classico con Debbie Reynolds. Cominciò con un bacio, tutta questa la storia di chi voleva sposare un milionario, ma poi lo vedrete insieme. Mentre il nostro Dulcis in fondo guarda a chiusura di serata, la giornata di domani era il 22 novembre del 1989 quando San Giovanni Paolo II ha elevato la Basilica della Santa Casa di Loreto alla dignità di Basilica Pontificia Minore. Concludiamo così, grazie per averci seguito, buonasera a tutti.